vale uno, ognuno vale uno, vale uno. E abbiamo cominciato a vedere l'altra parte del discorso, perché la vasca al Senato, visto che è poi l'unica opera finanziata veramente rispetto a quello che diceva Michele, cioè diverse proposte di vasca lungo il corso, fino a nord comunque. Perché proprio il Senato, perché è proprio il Senato, ed è l'unica opera finanziata. Siamo andati a vedere dove va a finire, prima era stato accennato, il canale scondatore, che va a confluire nella zona di Rottero, zona dove c'è già lo scondatore dell'Olona, ed è una zona molto difficile, particolare, in realtà è una zona paludosa, una zona piena di fontanili, una zona dove c'è un'area importante che è quella della Fiera di Rotti. Fiera di Rotti adesso in realtà deve essere ampliata, appena si è fatto un accordo tra il proprietario delle aree, dei terreni in realtà che ci sono attorno all'area di Rotti, dove verrà costruita, messa in opera tutta la funzionalità dell'Expo, e quindi è stato fatto questo accordo di vendita tra Cabassi, che è proprietario di queste aree, e il Comune di Milano, la Regione, che sono poi i referenti che acquisiscono le aree e cominceranno con le opere di costruzione. Il tutto con la promessa firmata naturalmente di ritornare alle aree lo stesso proprietario dopo 2 anni, quindi Cabassi si ritroverà con queste aree e il diritto di costruire, e questo ci ha fatto un attimo sobbalzare dalla sedia. In realtà l'opera che stanno facendo allora non è proprio per salvaguardare il guarda, ma forse per bonificare, aiutare a bonificare e preservare possibili esondazioni in queste aree dove si costruiranno delle case, evidentemente i problemi, case e quant'altro, dopo l'Expo, i problemi di acqua del nord. Sul preliminare verissimo, questo non faccio la valutazione, abbiamo fatto un ottimo lavoro, nel senso che sono un mezzo lavorato e ho raccolto tante informazioni precise, soprattutto la sua finale, dove il problema principale oggi è l'Expo. Questo è il problema, è l'Expo. Pensate che i livelli di inondazione vengono fuori da metà ottobre a metà novembre. Controllate tra metà ottobre e metà novembre 2015 c'è l'Expo. Perciò vuol dire può andare sotto acqua. Perciò che figura si fa. Adesso in questo momento c'è una trasversalità tra Comune di Milano, tra Regione Lombardia, tra provincia per raggiungere l'obiettivo. E tutto quello che c'è durante il percorso non interessa nessuno, ma l'obiettivo. Allora, primo punto. Intanto questo l'area che passa davanti all'area Fiera, se passate sotto le gallerie dove ci sono i palazzoni storti, lì ci sono sempre le pozze, si vede sempre zampillare l'acqua, perché lì sono fontanili e non riescono, io sono 3 anni che faccio quella strada, non riescono assolutamente a togliere questa problematica di vero ghiaccia. Ogni tanto lì ci sono sempre fissi, se non si notate sono fissi i cartelli stradali, perché periodicamente, almeno una volta al mese, vanno giù con il camion, bloccano le corsie per fare lavori di ripristino, di scavo, mettono. Recentemente hanno fatto tutto il manto stradale bucando, cercando di drenare l'acqua, ma non sono stati in grado di farlo. Quindi il problema di era questo, che non è un problema nostro, è un problema di idiozia politica questo anche. Provate a immaginare, proprio a titolo di esempio, è solo una provocazione, l'effetto di un corteo di 200 persone aperto con uno striscione con una scritta del tipo Milano ladrona, giù le mani dal territorio di Senato. Ho finito. Ma stasera noi siamo in sede e ci troviamo, se volete dire, con questa idea, oh, benissimo. Vengo da Milano ladrona. Di vado. Sì, allora, sono un consigliere della zona, che praticamente prende di guardia della zona 9. Del Movimento 5 Stelle. E la domanda che volevo fare al Comitato è se avete nominato praticamente il Presidente del Comune di Milano, la Regione, volevo sapere, come appunto consigliere di opposizione, nell'opposizione e via dicendo, qual è stata la risposta del Consiglio di Zona 9, che sappiamo che è un organo diciamo, marginale nell'amministrazione, però insomma è quello più vicino al territorio, che dovrebbe appunto, se appunto in un flash potete comunicare qual è stato l'interesse e il coinvolgimento del Consiglio di Zona. Io ho conosciuto Massimo Dallara ai primi mesi di quest'anno, quindi continuiamo poi a vederci anche in qualche incontro in riguardo, e quindi mi interesserebbe seguire l'argomento, anche perché tenete presente, voi avete le cave
io l'acqua ce l'ho sotto casa e mi passa davanti, non mi ha ancora allagato dal 2002, spero insomma non accada. E volevo sapere appunto la risposta del consiglio di Zona Nome, grazie. Posso tentare? Allora, vabbè, semplicemente la cosa più semplice è l'ultima. Noi abbiamo, tutte le volte che abbiamo fatto l'iniziativa, coinvolto il consiglio di zona come comitato rispetto ai rapporti che in qualche modo erano stati determinati dalla nostra partecipazione l'anno scorso anche a un'assemblea in cui hanno partecipato anche gli assessori Granelli e Maranfili. Continuiamo a farlo, a oggi non abbiamo mai avuto una risposta negativa, ma non siamo ancora riusciti a costruire un elemento, diciamo, di relazione continuativa, al punto che in qualche modo questa è una motivazione per cui noi abbiamo scelto di andare dal Presidente del Consiglio di Milano, proprio per coinvolgere il Consiglio, perché poi è questo, o costruisci rete e determini gli elementi di contraddizione, o altrimenti è evidente che preso ognuno per il suo piccolo orto, tra virgolette, è chiaro che ognuno è tutto. Quindi tenteremo ulteriormente di coinvolgerlo, anche perché non ci siamo mai pensato, non abbiamo mai pensato che, ma se le fanno da un'altra parte, peggio per loro. In questo caso specifico abbiamo gli elementi tecnici per dimostrare che quello che hanno raccontato ufficialmente più di una volta e nel Consiglio di Zona 9 che riguarda che le vasche di denominazione Senago risolvono il vostro problema, questa cosa non è vera. Quindi penseremmo che sarebbe utile invece che si costruisca una rete e che sia ovviamente, che abbia quella dimensione che consente di intervenire con delle scelte che sono delle scelte di prospettiva, di qualità ambientale, di recupero della purezza dell'acqua, per evitare invece di buttare via i soldi. Non siamo un partito, non siamo una piazza, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una piazza, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni.